fenomeni, gli eventi correlati al sovraccarico marziano. L'ematologia è una branca della medicina che si occupa del sangue, delle patologie connesse e dei suoi organi. L'ematologo è quindi il medico che studia le cause, la diagnosi, il trattamento e la prognosi delle malattie del sangue, sia benigne che maligne. Le leucemie acute o croniche, le mieloneoplasie, i mielomi, gli linfomi, le patologie congenite e acquisite della coagulazione. L'azienda Marche Nord vanta un centro di eccellenza a riguardo, diretto dal dottor Giuseppe Visani, e proprio a Pesaro dal 28 al 30 ottobre si tiene un importante evento formativo con relatori a livello nazionale che fa un focus dell'attuale realtà e delle nuove frontiere dell'ematologia, come ci dice lo stesso dottor Visani ed Isidori dell'unità operativa di ematologia e centro trapianti di Marche Nord. Sembra incredibile, ogni anno abbiamo numerose cose nuove da dire. Le cose cambiano molto rapidamente, ci sono alcune malattie per cui c'era poco, che vengono chiamate orfane, e altre che sono lì, che si intravedono, quindi le cose cambiano davvero molto e chi è al corso in questo momento è molto soddisfatto di poter nel giro di 2 giorni e mezzo fare una messa a punto generale. Diventa sempre più complessa la cosa, ma nello stesso tempo una parte delle nuove acquisizioni sta ottenendo anche dei ritorni dal punto di vista proprio pratico della cura, e questa che è la cosa importante, che adesso sono molto di moda e sono questa terapia immunitaria con cellule proprie che vengono lavorate e poi ridate per uccidere, almeno in alcuni casi, non in tutto, se no praticamente si alimentano false speranze la malattia, quindi una bella messa a punto. Credo che ci sia una grandissima attenzione all'interno del nostro reparto a tutti gli aspetti del percorso del paziente dalla malattia verso la cura, e che questa attenzione si basi molto anche su aspetti di comunicazione. È estremamente importante che i pazienti che hanno una determinata sintomatologia attraverso i curanti vengano a rivolgersi presso le nostre strutture, dove possiamo attuare strumenti di, quando è possibile, prevenzione, e quando non è possibile, diagnosi precoce, perché a volte diagnosticare una malattia 2 mesi prima o 2 mesi dopo può cambiarne la storia naturale.